Ciao a tutti, benvenuti a questo webinar su un'introduzione ad Android 10. Chiedo cortesemente ad Andrea se è tutto ok, possiamo partire. Sì, Nicola, possiamo iniziare. Ok, molto bene, perfetto. Dunque, Andrea, scusami, riesci a vedere se tra i partecipanti si è anche unito Darren Campbell, per favore? Giusto? Sì, perché sì, è connesso. Che... Perfetto, grazie mille. Sì. Bene, quindi buongiorno, grazie a tutti per esservi collegati a questo webinar. Sono Nicola De Zolt, sono un Sales Engineer in Zebra Italia. Rivesto anche un ruolo di coordinatore di un gruppo a livello EMEA che si occupa di sistemi operativi e software enterprise più in generale, con l'obiettivo di tenere allineata la nostra base di sviluppatori, la nostra comunità e di informare business partner e ISV sugli sviluppi correnti e futuri di tutto ciò che riguarda i sistemi operativi, Android in particolare ovviamente, e anche tutti i tool che Zebra mette a disposizione per queste attività sul sistema operativo. Il credito che devo riconoscere per il contenuto della presentazione di oggi è tutto di Darren Campbell, che è un collega software architect, fa parte della business unit del system engineer, vale a dire è la persona molto vicina a coloro che disegnano, progettano il software e del sistema operativo che poi è a bordo dei nostri terminali e dei nostri device in generale, e quindi il suo punto di vista è estremamente interessante per tutti coloro che poi su questi device ci devono sviluppare le proprie applicazioni. L'invito che vi faccio è quello assolutamente di sfruttare la presenza di Darren per porre domande e per ogni vostro dubbio che può nascere durante la mia presentazione. Terrò la presentazione ovviamente in italiano, Darren parla inglese, quindi quando sarà il momento faremo le opportune traduzioni. Fatemi salutare Darren un momento. Hey Darren, I know you have joined. Thank you for coming here. And, hello. Thank you. Thank you very much. We get in touch with you later with a question and answer time. If any question is raised. Thank you. Thank you. Direi quindi di dare un'occhiata all'agenda. In pochi minuti percorrerei la roadmap dei device che monteranno, che avranno Android 10 a bordo nel corso di quest'anno, per poi fare un recap della situazione di Android 9, che paradossalmente prende più tempo, però molte caratteristiche di Android 10 sono state iniziate con la versione 9, con la Pi, e quindi è opportuno avere questo recap. Poi l'Android 10 e infine abbiamo tempo per fare, ricevere domande e darvi una risposta anche con il supporto di Darren. Passerei dunque a dare un'occhiata alla roadmap, avendo prima cura di contestualizzare un momento che cos'è Android 10, a che punto si trova della storia di Android e delle sue versioni di sistema operativo. Android 10 è stato reso disponibile nel settembre dell'anno scorso, 2019. Normalmente in termini di sviluppo ci si riferisce ad Android 10 con l'API Level 29. Analogamente la PI è l'API Level 28 e fu pubblicato nel 2018 e così per le rimanenti versioni. Sulla parte destra della slide vedete uno screenshot preso dal nostro sito di supporto e download. Chi è più operativo con i nostri
con il nostro hardware conosce questo sito perché queste schermate sono tipicamente presentate quando si va a scaricare una DSP, cioè un'installazione di una particolare versione di sistema operativo. Qui sto mostrando che ad esempio per il nostro device PS20 e il self-scanning sono ora disponibili 3 versioni di sistema operativo, Android 10, Pi e Ori. E sono quindi sono scaricabili in base alla tipologia di contratto che vi lega a Zebra, e chiaramente questa disponibilità sarà estesa nel corso dell'anno. Nella situazione nel recap di Android 9, una veloce revisione di ciò che sono state le principali novità da Lollipop, colonna a sinistra che vedete, attraverso Marshmallow, Nougat, Oreo, poi la 9 e la 10. Nella prima riga c'è una particolare feature che è sempre stata presa molto di mira dalle varie versioni del sistema operativo man mano che è evoluto, che ha a che fare con i job che devono girare in background. Ad esempio su questo tema c'è stata una grossa evoluzione a partire dall'introduzione del job scheduler, l'introduzione del DOS mode poi e tutte le implicazioni che questo ha portato fino alla versione 9 e 10 che vedremo in slide specifiche. La riga che parla di notifications invece si riferisce a interazioni con l'utente tramite l'interfaccia grafica. Anche qui ci sono state delle novità che generalmente non sono particolarmente bloccanti per le applicazioni di business, ma sicuramente avendo come obiettivo quello di interagire con l'utente che ha in mano il dispositivo, vanno monitorate, vanno comprese. Sulla terza riga sono evidenziate delle novità particolarmente rilevanti di ciascuna versione, senza quindi prendere in mira un argomento particolare. Ad esempio, ne dico una: in Marshmallow furono introdotte le runtime permission, questo richiese la revisione di codice di applicazioni che non supportavano questa funzionalità. Su Android 9 e 10 andiamo a parlare in questi termini di invece metodi non compresi nell'SDK o di come viene gestita ora l'external storage. L'ultima riga invece vuole dare una particolare evidenza a tutto ciò che è il mondo Android Enterprise, intendendo con questo la relazione tra il sistema operativo e gli EMM, i cosiddetti Enterprise Mobility Manager, che sono sostanzialmente degli MDM, ossia software che possono gestire da remoto i dispositivi. Ci sono state molte novità. La più importante è quella che riguarda la migrazione dalla modalità DA, cioè Device Administrator, verso la DO, che significa Device Owner. Questa è la roba che stai facendo se per te. Ok. Andando direttamente a vedere le caratteristiche, a linkare le caratteristiche di Android Pie in questo recap che voglio farvi prima di parlare di Android 10, la novità più significativa che fu introdotta in Android 9 fu quella dei bucket, vale a dire una classificazione delle applicazioni installate sulla base della loro frequenza di utilizzo. Questa situazione non è controllabile né dall'utente né come API, quindi si subisce ed è per questo molto importante comprenderla e saperla gestire. Sostanzialmente il concetto è che in base alla frequenza di utilizzo un'applicazione viene permesso in maniera crescente o decrescente di utilizzare job in background, far scattare allarmi in tempo futuro o ricevere messaggistica tramite la piattaforma Firebase Cloud. Un'applicazione che gira in foreground è sempre nel bucket active e questo fa sì che non vi siano restrizioni in tal senso.
Quando invece l'applicazione è non attiva, ma viene comunque utilizzata spesso, viene classificata come working set, che si può considerare il default che era presente fino all'introduzione di questi bucket, cioè fino alla versione di Oreo Android 8. I rimanenti bucket sono invece appunto situazioni, stati sempre più stringenti relativamente a job, alarm e messaging, per arrivare all'ultima riga dove nel bucket never praticamente il sistema operativo impone fortissime restrizioni ad un'applicazione al punto che praticamente non può, questa applicazione non può fare nulla di particolare. È il caso in particolare di un'applicazione che è stata installata e mai avviata. Quindi è una cosa di cui essere a conoscenza e di cui tenerne conto. Come fare i conti con questa cosa? Allora, Zebra ha messo a disposizione, tramite il proprio IMDK, la possibilità di iscrivere la propria applicazione tramite specificando il package name in una whitelist del power management. Questo fa sì che sostanzialmente l'applicazione non sia più soggetta a questa classificazione in bucket. C'è anche la possibilità, sempre tramite IMDK, quindi o in maniera o via codice o tramite il nostro Stage Now, di disabilitare completamente a livello di device il DOS mode che è gestito da Power Manager. Tutte queste azioni aggirano la restrizione dei buckets, dell'attribuzione in buckets. Dovete essere consci che questo può portare ad un incremento dell'utilizzo della batteria, perché la finalità iniziale con cui questa funzionalità è stata introdotta in Android Pie è proprio quella di limitare al massimo l'utilizzo della batteria da parte di applicazioni che non sono normalmente richieste. Esiste addirittura uno stato ancora più bloccante per un'applicazione che si chiama restricted state. È uno stato in cui si può entrare solamente per l'azione dell'utente. In questo caso quindi l'utente ha il pieno controllo di questo stato. Una volta che l'applicazione viene classificata come restricted, nessun job e nessun alarm vengono mai eseguiti, un allarme suonerà mai, e non c'è accesso né alla rete né alla localizzazione e non si ricevono messaggi. È quindi una situazione in cui nessuna delle nostre applicazioni di business ha mai interesse a trovarsi. Siccome in questa situazione ci si trova andando ad agire sull'interfaccia grafica di Android attraverso il menu di batteria, come mostrato in questa slide, la raccomandazione è quella di fare in modo che i nostri utenti finali non abbiano mai accesso a questi menu, proprio per non poter andare a disabilitare l'applicazione. Come fare per impedire ad un utente di andare a mettere mano a queste impostazioni? Questo vale anche per altre situazioni analoghe. Vediamo sostanzialmente tre possibilità. Zebra mette a disposizione l'Enterprise Home Screen, che è un launcher alternativo al Launcher Tree di Android standard. Con questo è possibile gestire una situazione di amministratore utente di due ruoli diversi, e nel ruolo di utente non c'è la possibilità di accedere ai settings a meno che non li si metta a disposizione dell'utente. C'è poi la possibilità con l'Access Manager di restringere l'accesso a determinate zone dei settings, e poi la possibilità di utilizzare un kiosk mode da parte o di un IMM, cioè di un MDM, come ad esempio Soti, AirWatch e altri, oppure la possibilità di utilizzare le caratteristiche di kiosk offerte da Android Enterprise per kioscare un terminale, quindi sostanzialmente impedire di accedere alle settings.
Rapidamente, quindi, un summary su questa parte di Power Management. Abbiamo compreso che Google nella versione 9 ha voluto dare all'utente più controllo sulle applicazioni e quindi sull'utilizzo della batteria che se ne fanno. Questo è un obiettivo che è sempre presente in ogni nuova versione. Chiaramente dal punto di vista enterprise, che è quello che ci interessa comprendere, quindi capire qual è l'impatto sulle applicazioni che andiamo a proporre ai nostri utenti finali, abbiamo visto che la strada per mitigare queste nuove funzionalità è quella di fare in modo che ci sia un limite nell'accesso ai settings da parte di questi utenti. Sono sostanzialmente delle forme di lockdown che diamo al terminale. E non mi soffermerei ulteriormente su questo, se non per segnalare, ma chi di voi sviluppa probabilmente già lo conosce, che la classe Work Manager è quella preferita per gestire job e allarmi nei contesti delle ultime versioni di Android. E quindi, sebbene con qualche particolarità, dobbiamo utilizzare questa classe quando vogliamo schedulare job per il background. Il tema sicuramente va compreso a fondo ed è piuttosto complesso, volendo scendere nei dettagli, cosa che ovviamente qui non faremo. Chi di voi è interessato a ricevere il materiale di questo webinar troverà i riferimenti e tutti i vari link cliccabili. C'è un interessante webinar su YouTube di Android a proposito di queste tematiche, che affrontano esattamente tutti i vari diagrammi di flusso in cui ci si può andare ad annidare relativamente ad allarmi, job e messaggi. Passo ad un aspetto di user interface di Android Pie. Per confronto con Oreo, le standard notification, l'oggetto sono le notifiche che appaiono nella barra delle notifiche di Android. Le notifiche standard tra Oreo e Pie non sono cambiate, da questo punto nessuna novità, ma una novità già si vede quando, tenendo premuto su una notifica, c'è una differenza nell'aspetto che il Pie veniva presentato all'utente. In particolare non è più presente quel toggle button che disabilitava un particolare canale di notifica. Ora c'è un menu che poi può portare alla scelta di quali canali gestire. Una vera novità introdotta da Pie è il fatto che, mentre in Android, se continuavo a disabilitare una notifica, nulla cambiava, avrei sempre dovuto gestirla allo stesso modo. Android Pie si accorge invece che una notifica viene dismessa spesso e quindi propone di rivedere come intendiamo ricevere questa notifica. Sono quindi piccoli accorgimenti che sono cambiati nel corso delle varie versioni. Qual è la raccomandazione per quanto ci riguarda? Sicuramente fare in modo che il nostro utente finale, che spesso è un operatore, non abbia a che fare con scelte su come far comportare le notifiche. A questo proposito, l'IMDK di Zebra, cioè le estensioni delle API che Zebra mette a disposizione all'interno delle nostre versioni di Android, permette di avere un controllo sulle notifiche delle app all'interno della sezione Settings Manager. E questo è anche disponibile su Stage Now. In alternativa, la possibilità è quella di di creare notifiche persistenti. In questo modo non sono, cioè l'utente continuerà a vederle, non le può togliere, e a questo punto l'interfaccia grafica ha uno stato più stabile in un soggetto a come poi un utente risponde. Nell'ambito della privacy su Android Pie ci sono state novità per quanto riguarda i task in background. Per background intendo un task che gira senza alcuna notifica verso l'utente finale. Questo tipo di task sono sempre stati presi di mira e la loro attività viene sempre più ristretta
tant'è che in Android Pie un background, non un'applicazione, è in background, non è in grado di utilizzare né i sensori, quindi gli accelerometri, i giroscopi, né il microfono. Questo ai fini ovviamente di privacy. Come si fa? Si possono utilizzare quelle risorse a patto di utilizzare un foreground service che, come probabilmente sapete, presenta una notifica persistente al sistema per cui l'utente in qualche modo è avvisato che c'è un altro servizio operativo e non in primo piano. Ci sono state delle limitazioni in Pie anche nell'accesso ai numeri di telefono e al log delle chiamate. Se scrivete applicazioni che non hanno a che fare con queste risorse, probabilmente non siete impattati in alcun modo. Zebra stessa è impattata invece laddove, ad esempio, va a proporre un tool di comunicazione come il nostro Workforce Connect, che è una soluzione e anche un'app di comunicazione istantanea in push to talk, e accede a rubriche e log delle chiamate, per cui, ad esempio, nel nostro caso, questo ha richiesto una revisione dell'app. Il punto ultimo è il più importante di questa slide. A partire da Pie, l'accesso ai numeri seriali o comunque univoci del terminale ha iniziato a essere ristretto. In particolare, la proprietà build serial non è più accessibile. Per la versione 9, Android mette a disposizione un API che si chiama build.getSerial, che richiede una read from state permission, che quindi può essere chiesta all'utente e da quel momento si può accedere a questo seriale. Attenzione che in Android 10 questo la possibilità è ulteriormente ristretta, come vedremo più avanti nelle slide dedicate. Non SDK interfaces, questo è un tema importante da conoscere, perché a partire da Android 9 le API di Android non sono più liberamente accessibili allo stesso modo, ma sono state classificate in tre livelli. Uno è quello whitelist, cioè tutte le API che sono documentate e quindi considerate pubbliche e libere per l'utilizzo da parte di applicazioni utente. Blacklist, le applicazioni, le API che non possono essere chiamate da applicazioni utenti ma sono riservate alle applicazioni di sistema, di piattaforma. E un insieme di API denominate graylist, per le quali Non c'è una documentazione pubblica, non c'è però nemmeno un'alternativa pubblica, e per questo motivo vengono tenute un momento ancora accessibile. Però il messaggio che riceviamo è chiaro, non è più tempo di utilizzare API che otteniamo tramite reflection, tramite JNI o metodi, diciamo, non ortodossi, non diretti, come documentato nelle SDK di Android. Gli sviluppatori in questo senso sono avvisati e hanno anche i tool per gestire questa situazione. È importante notare che un OEM come Zebra potrebbe mettere mano alla lista di API spostandole da un gruppo all'altro, quindi permettendo o togliendo API, ma Zebra non ha piani di fare questo per le proprie API, quindi ci atterremo a quello che Android pubblicherà, che deciderà come dovrà essere la situazione in tal senso. Per quanto riguarda i tool, come dicevo, c'è ad esempio un tool, il Veridex, che permette di fare un'analisi statica di una pickup e determinare. Nella parte Android 10 c'è una schermata a questo proposito, permette di determinare quali sono la pickup contiene delle chiamate ad API che non sono parte della standard. Vi consiglio di farlo ovviamente se la vostra app ancora non gira su Pie, ma nell'ottica di portarla è opportuno fare questa modifica. Play Store, un altro tema importantissimo. A partire dal 2018 Google ha introdotto una regolamentazione per cui annualmente alza il livello della Target SDK API,
che è richiesta per pubblicare un'applicazione sul Play Store. Attenzione che questo impatta anche i Play Store privati, cioè quelli gestiti dagli IMM. La finalità di questo è fare in modo che l'utente finale abbia sempre una esperienza grafica ed uso di Android, di un'app che gira sotto Android, che sia la migliore possibile. La Target SDK in tal senso fa sì che poi un'applicazione debba attenersi agli standard definiti all'interfaccia, quindi una sorta di contratto che viene definito per ciascun livello di API. Per chi conosce ad esempio Android Studio, nella parte bassa a sinistra di questa slide ho riportato un esempio di build Gradle, di Gradle file, dove viene specificata una versione di Target SDK che può essere diversa da quella della Min SDK. Infatti, targetizzare ad esempio l'API level 29 come target non significa che l'applicazione non può girare su versioni precedenti di Android. Quello è determinato dal valore di Min SDK, che può essere quindi inferiore. Nella parte destra bassa di questa slide sono indicati invece i livelli di target SDK in base alla data in cui intendiamo rilasciare o aggiornare un'app su Play Store. Come vedete, oggi siamo al 3 di aprile del 2020, siamo ancora soggetti al requirement di pubblicare con API level 28, cioè quello di Android 9. Ma a partire da agosto di quest'anno, okay, quindi sono meno di 6 mesi da oggi, le nuove app pubblicate dovranno avere il target SDK 29, con tutte le restrizioni che questo si porta dietro. Per l'aggiornamento di APK che sono già pubblicati c'è tempo fino a novembre. Con questo ho terminato la revisione delle novità di Android 9. Se non ci sono particolari domande, mi muoverei direttamente ad Android 10. Allora, in questa slide abbiamo raccolto quelle che sono le caratteristiche principali pubblicizzate, utilizzate da Google quando ha presentato Android 10. E se notate già le prime due voci, foldables e 5G, fanno capire che l'obiettivo di Google è ben diverso da quello che abbiamo noi nel contesto enterprise, con i nostri rugged device, i nostri utenti finali che non sono gli utenti consumer, eccetera. Quindi c'è sempre una discrepanza tra l'obiettivo che ha un vendor di un sistema operativo consumer rispetto all'utilizzo enterprise che poi ne facciamo. Il fatto che Zebra sia presente in questo contesto serve proprio a dare un taglio molto più professionale e a supporto della scrittura di app tipo enterprise nel contesto dello sviluppo che noi generalmente indirizziamo. Cosa significa questo? Che dal nostro punto di vista la principale novità di Android 10 non riguarda tanto i dispositivi pieghevoli o il 5G, ma una caratteristica ben più nascosta che si chiama scope storage e che sostanzialmente si concretizza in una restrizione fortissima nell'accesso al file system dell'external storage. Vale a dire che in Android 10, così come almeno disegnato inizialmente, un'applicazione poteva avere accesso unicamente a una directory specifica per ogni app, mettendo quindi in crisi un meccanismo di condivisione di file, quindi di informazioni, tra applicazioni che potevano utilizzare il file system come mezzo di condivisione.
ma non c'è solo quel caso lì. Pensate ad esempio alla configurazione di un XML che viene generalmente copiato in una cartella specifica. Chi conosce Enterprise Home Screen o Enterprise Browser sa che nei dispositivi Zebra possiamo in tempo reale copiare un file sotto la cartella slash Enterprise, e questo avviene immediatamente letto dalla specifica applicazione di destinazione e applicato. In questo contesto di scope storage questo non potrebbe più avvenire, ovviamente. Un altro caso impattato da uno scope storage così restrittivo è quello della condivisione di log, perché un'applicazione a quel punto scriverebbe dei log che poi nessuno può andare a leggere. Chiaramente abbiamo la comunità degli sviluppatori si è ribellata e ha fatto sentire la propria voce in questo senso, e Google sostanzialmente è corso ai ripari introducendo almeno temporaneamente, attenzione che non c'è nessuna garanzia per il futuro di questo, un flag che si chiama request legacy external storage e va messo uguale a true, il default è false. Questo permette ad un'applicazione di accedere in maniera legacy, cioè come si è fatto fino alla 9, al file system e quindi avere dall'interno di un'applicazione visibilità dell'intero file system. Questo deve ovviamente fare un attimo, accendere i riflettori su questo tema. Non abbiamo ancora elementi definitivi per Android 11, ma chiaramente sarà nostra cura comunicarvelo non appena avremo le informazioni. Stiamo ovviamente monitorando questo tema. Mi muovo sul tema della privacy e della localizzazione in background. Anche qui ci sono delle novità in Android 10. Molto sottili relativamente ai permessi. Fino alle versioni 9 e precedenti, dando il permesso di localizzazione ad un'applicazione, questo si intendeva esteso sia alla parte in foreground, cioè quando l'applicazione è visibile, che quando l'applicazione è attiva ma in background. Con Android 10 cambiano le cose, perché la permission di default è applicata solamente quando l'applicazione si intende in foreground, cioè visibile. Per dare all'applicazione il permesso di accedere alla localizzazione, quindi alle coordinate, al GPS o a metodi che consentono di localizzare il dispositivo, quando è in background bisogna chiederlo all'utente, ottenere in qualche modo questa permission, ed è una permission differente, si chiama Access Background Location. E comunque questa permission venga data, l'utente, se ha accesso alle impostazioni, può sempre decidere quale abilitare e quale disabilitare. Abbiamo detto quali implicazioni questo può avere. Beh, sicuramente allora Stage Now e gli MDM possono dare queste permission in automatico. Okay. Un'altra cosa da sapere è che se l'applicazione ha come target SDK la 28, cioè quella precedente SDK precedenti ad Android 10, verrà comunque dato in automatico anche l'accesso al background location. Questo però è una piccola consolazione, perché tanto abbiamo capito che se dobbiamo pubblicare un'app su Play Store, tra 6 mesi siamo obbligati a utilizzare l'SDK 29, e quindi questa è una soluzione che ha il tempo veramente breve. È importante ricordare che se l'applicazione deve svolgere localizzazione con task in background, è opportuno utilizzare un foreground service, quindi con Android 10 è stato reso disponibile un foreground di tipo location, sul quale stiamo anche lavorando. Se qualcuno è interessato, so che ad esempio Darren su questo ha fatto molto lavoro e ha sperimentato direttamente come, quindi può dare dei consigli. Passerei ad un'altra novità di Android 10. Sostanzialmente Android 10 prende di mira le applicazioni troppo vecchie. Se cerchiamo di far girare sulle API 29, sull'SDK di Android 10, una,
un'applicazione che targetizzava Lollipop o precedenti, stiamo quindi parlando di un salto di 6 anni praticamente di versioni di Android, appaiono 2 dialog bloccanti per l'utente, che nelle quali in una si chiede all'utente di riconfermare le permission date al tempo. Perché? Perché chiaramente con tutte le restrizioni e le nuance che sono state introdotte nelle varie versioni, è opportuno che ci sia una revisione, l'utente può decidere se darle o togliere questa possibilità, se riconfermare. L'altra dialog che appare è semplicemente una warning che invita l'utente finale a dare un'occhiata se per caso non sia disponibile una versione più aggiornata dell'app o a contattare il sviluppatore. È chiaro che nessuno di noi vuol vedere queste schermate apparire ad un utente finale, quindi cerchiamo di fare un pensiero alle applicazioni che abbiamo sviluppato 6 anni fa e che intendiamo far girare su Android 10, perché chiaramente un attimo di impatto questo muove. Di nuovo sul discorso del Play Store, non scendiamo nuovamente in particolari dettagli, se non quello appunto di ribadire l'importanza di tenere d'occhio questo calendario che ho riportato anche qui, sulle target SDK, e ricordate che quando si va a pubblicare su Play Store non c'è solo questo constraint di soddisfare un certo target level, ma il Play Store fa anche lo scan delle applicazioni in termini di antivirus, in termini di trovare se l'applicazione ha dei comportamenti che Google definisce harmful, quindi potenzialmente pericolosi, e in genere va a cercare anche se all'interno ci sia del contenuto che è ristretto e che non deve essere pubblicato. Quindi l'invito è assolutamente adeguarsi a questi nuovi standard, pubblicare per tempo, essere sicuri che la propria applicazione può stare e ha tutti i titoli per stare sul Play Store. Come dicevo già nella 9, relativamente ad Android 9, anche sulla 10 c'è la restrizione sul non standard SDK, che quindi presumiamo ovviamente ci porteremo appresso d'ora in poi. Come vi dicevo, riportavo qui una schermata relativa all'utilizzo di quel tool che permette di fare l'analisi statica, il Veridex, su una PK. In questo caso vedete che il risultato ci dice sono state utilizzate 78 API nascoste e di queste 65 sono in grey list, una in blacklist, eccetera. Quindi se, come dicevo, avete dubbi sulla portabilità di un'app, questo è sicuramente il momento di far girare questo tool o eventualmente ricompilare l'app alla luce delle novità introdotte da noi. Ancora sull'accesso agli identificativi, ne abbiamo già parlato prima per la versione 9, come dicevo, di default in Android 10 tutti gli identificativi di univoci di un terminale, quindi seriale, email, device ID, numeri relativi alle SIM e al subscriber ID, non sono più disponibili alle applicazioni. Questo è potenzialmente impattante per molti che vogliono ad esempio utilizzare il serial number, che è comodo in quanto è anche stampato sull'etichetta sotto la batteria e quindi permette facilmente di identificare a vista e tramite un software un certo device. Cosa è successo? Se per la versione 9 questi numeri erano protetti da una runtime permission che poteva essere data un'applicazione perché è un standard, con Android 10 questa è diventata una privileged permission, il che significa che può essere data unicamente alle applicazioni di sistema e non alle applicazioni utenti, che sono quelle che noi possiamo scrivere e far girare su un sistema operativo. Una piccola eccezione esiste per gli MDM, cioè per gli agent che girino in maniera device owner sotto Android 10. In questo senso, se state sviluppando, avete intenzione di sviluppare un device policy o manager,
c'è la possibilità, magari con qualche restrizione, di accedere a qualcuna di queste informazioni. Un normale app utente invece deve necessariamente generare da sé in maniera alternativa un GUID, quindi un identificativo univoco col quale il software poi è in grado di identificare ciascun device. È un tema comunque molto caldo questo, all'attenzione anche di Zebra, non escludo che prossimamente possiamo avere delle novità, non tanto perché cambi in Android, ma dei suggerimenti, delle best practice su come operare. Vado a concludere con tre slide molto rapide che hanno a che vedere con la user interface, quindi un tema un attimo più light rispetto a quelli affrontati finora. Abbiamo che in Android 10 è ora disponibile una schermata di accesso limitato ad una parte limitata dei settings dall'interno di un'applicazione. Questo al fine di estendere quella configurabilità a cui si aveva accesso solamente col pull down con i quick settings. Sostanzialmente è opportuno, la nostra raccomandazione dice è opportuno fare in modo che i nostri utenti finali non abbiano accesso a questi menu che non lo vogliamo appunto intenzionalmente, e quindi sostanzialmente cioè il suggerimento è quello di non disegnare un'applicazione appoggiandosi su questa di nuova interfaccia. Analogamente a un altro modo, nuovo modo di comunicare verso l'utente finale di Android 10 è quello delle smart replies, vale a dire a fronte di una notifica che appare, di un messaggio, Android cerca di suggerirci pure come rispondere e ci dà la possibilità di farlo direttamente premendo sulle varie risposte che suggerisce, come si vede nell'immagine a destra in questa slide. Da questo meccanismo per fortuna ci si può togliere la sottoscrizione, quindi è un opt-out, e quindi significa che è abilitato di default, ma tramite un paio di chiamate alle API che sono indicate è possibile spegnere questo meccanismo. E la raccomandazione, almeno che diamo noi, è quella di evitare queste smart reply, perché non ne vediamo onestamente un utilizzo concreto nell'ambito enterprise. Da ultimo il dark theme, comprendete di che cosa si tratta, è qualcosa già presente anche in altri sistemi operativi, ossia il fatto di fruire di interfaccia grafica che ha lo sfondo scuro, tipicamente nero. L'obiettivo di Google è quello di indirizzare sempre il consumo di energia, perché su alcune tecnologie di display, in particolare la AMOLED, avere lo schermo scuro fa risparmiare energia, in quanto il nero consuma meno del bianco. Non è così per altre tecnologie di display. Si tratta di un nice to have che l'utente va a dire ad Android attraverso un menu specifico dentro i settings del display. Sta a noi decidere se implementare o meno l'interfaccia grafica anche in maniera dark. Giusto per mettervi al corrente che Zebra non ha intenzione attualmente di fare di sviluppare la dark interface per le proprie applicazioni che carica su Android. È comunque lasciato agli sviluppatori decidere se gestirle o meno. Per arrivare a una conclusione su questa presentazione di Android 10 con il ripasso che abbiamo fatto anche di Pi, abbiamo visto che sulla versione 9 di Android l'intenzione è quella di dare più controllo all'utente sulla possibilità di limitare quello che le applicazioni fanno quando girano in background. L'obiettivo è sempre quello di estendere la durata della batteria e dare anche un occhio alla privacy. Alcuni di questi obiettivi sono stati sicuramente portati avanti e sostenuti ulteriormente nella versione 10 di Android, dove il concetto del nuovo introdotto di scope storage e del background location sicuramente ha particolari implicazioni per le applicazioni di internet.
In questo senso ribadiamo l'importanza di rivedere le applicazioni, il codice alla luce di queste novità. Io mi fermerei qui, chiederei a Darin, a voi se avete domande e anche a Darin di darci una sua chiusura e un commento su questa conclusione. Quindi fatemi. Hey Darin, I have come to an end here. If you want to have some words for our audience, please, and maybe we have also some questions for the audience. Thank you. Okay, yeah, thank you. I'm on. Can I just add one feature though? When you were talking about the slide where Android 10 are blocking the serial number and device IDs, we are working on providing a way to expose OEM info. So there may be a way to expose serial numbers and device identifiers to applications. But that would have to be whitelisted with MX. So we are aware that this is a restriction, and we are working on adding a feature so that application developers have an alternative way to get this information. Okay, thank you so much. Let me also translate into Italian for everybody. Avete probabilmente compreso cosa ha detto Darin relativamente alla slide che sto mostrando nuovamente. Dunque, Zebra sta lavorando a rendere disponibile un metodo aggiuntivo, quindi non parte dell'Android SDK, perché l'Android 10 così si comporta come abbiamo detto. Fare in modo, insomma, stiamo facendo in modo che ci sia un'estensione tramite gli MDK per cui le applicazioni utente abbiano accesso ad un seriale che identifica la. Questo perché nel nostro contesto è ovviamente una feature molto, molto richiesta. E sono lavori in corso e quindi chiaramente avremo novità prossimamente su questo tema, sarete informati di questo. Ok, thank you Darin. You want to share something else with our audience? No, that's. I didn't have anything else to share. So, should we just go to the questions? I see there's a few okay, chat messages thank you, coming. Thank you very much. Andrea, posso chiederti per caso sì. Ci sono domande da parte dei nostri? Sì. Allora, a parte il fatto che si chiedono se vi condivideremo il video. Sì, sto registrando appunto la sessione, quindi poi vi manderò il link per scaricarlo. Per poterlo scaricare. E poi è arrivata un'altra domanda per quanto riguarda le runtime permission, possono essere date automaticamente oltre che tramite MDM e Stage Now anche tramite comandi MX? Comandi MX immagino quando generalmente parliamo di MX l'accesso all'MX è tramite le nostre IMDK. Puoi forse chiarire meglio che cosa intendi? Credo, magari, ecco, vedi se arriva qualche... Sì, Nicola, mi senti? Sono Alessandro, ho fatto io la domanda. Sì, ciao Alessandro. No, l'idea era un po' quella di, visto che tramite comandi MX si possono installare applicazioni. Ah, tu dici quindi se è possibile... Se posso anche dargli le runtime permission all'applicazione in modo tale che non sia l'utente a dover pigiare. Io ho capito. Non credo, ma lo chiediamo a Darin, visto okay. Che ci abbiamo online. Generalmente, grazie. Per mia conoscenza, questa cosa è ristretta agli MDM e a Stage Now, quando installi l'applicazione. Hey Darin, we have a question from the audience about the granting runtime permission. They are asking if ever there's a chance to grant permissions, runtime permission from inside the app, from the EMDK, instead of waiting for Stage Now or an EMM. All we have at the moment is, like you say, if you install the app from Stage Now, then the runtime permissions are automatically granted.
But was the question about granting permissions from the EMDK, that's not something that we've heard as a requirement from the field. Like, most customers are happy to just install it via Stage Now or install it through the EMDK and then it's automatically granted. But if there is a requirement, then we can discuss that. Thank you, makes sense. Quindi Alessandro, hai capito, non c'è intenzione di fare questo, generalmente dice Darwin non è neanche mai stato, cioè non è una richiesta così, praticamente la maggior parte dei nostri sviluppatori sono soddisfatti di utilizzare o l'IMM o Stage Now per fare questo. Okay, perché in questo modo vorrebbe dire sostanzialmente scavalcare a totalmente sì, esatto, il meccanismo mettere, delle fare cose permission. Più, esatto. Esatto, va bene. Grazie per la domanda. Grazie a te, ciao. Andrea, abbiamo qualche altra domanda? Possiamo concludere? Sì, non ci sono, non vedo altre domande. Nicola? Ugo. Ah, bene. Ciao Ugo. Nicola, ciao. Avevo una domanda io sulle restrizioni legate al posting dell'applicazione su Google Play. Sì. La minimum target Android SDK da targettare. Solo per confermare anche per l'audience che questo non limita la possibilità di caricare su Google Play anche applicazioni per dispositivi con sistema operativo più meno recente, giusto? L'importante è che la minimum SDK può essere assolutamente corretto, certo. Quindi è importante distinguere la target SDK che ci costringe a aderire a determinate interfacce e restrizioni imposte dalla target SDK, ma essere soggetti anche a tutti i benefici che questo porta una volta caricato sul Play Store, rispetto al fatto di utilizzare un subset dell'API che è dovuto al min SDK indicato, esatto, appunto durante il build. Perfetto, grazie. Pensavo che fosse utile ricordare. Assolutamente, certo. Credo sia importante per i nostri sviluppatori conoscere e tenere presente questo. Certo. Bene. Se non c'è altro, credo possiamo concludere. Siamo assolutamente in tempo. Io vi ringrazio tantissimo per la partecipazione. Spero sia stato di vostro interesse. Ringraziamo anche il nostro collega Darwin. Darwin, thank you so much for joining. Really appreciated. Hope to have you as a guest in another occasion.